Legge che prevede il taglio delle indennità per gli amministratori locali approderà all'Arsi il prossimo 9 giugno. Dopo 7 anni ha riaperto i battenti a Palermo la Fiera del Mediterraneo. A Bagheria una passeggiata in bicicletta a scopo benefico. Buonasera e bentrovati all'edizione di Media News di lunedì 25 maggio. Come avete appena sentito, il disegno di legge che prevede il taglio delle indennità per gli amministratori locali approderà all'Arsi il prossimo 9 giugno. Vediamo. Approderà in aula all'Arsi il prossimo 9 giugno, nel giorno della riapertura di Sala d'Ercole dopo la pausa elettorale, il disegno di legge che prevede il taglio delle indennità per gli amministratori locali. Ad annunciarlo il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Giovanni Ardizzone, a margine di un convegno sullo Statuto siciliano. Non enfatizziamo la questione delle indennità agli amministratori locali, magari qualcuno dirà che sono difensore della casta, dice Ardizzone, ma se io difendo i consiglieri comunali, ad esempio di Castel di Luce, in provincia di Messina, che guadagnano meno di 200 euro l'anno, allora sì, difendo questa casta. La Commissione Affari Istituzionali dell'Ars ha approvato nei giorni scorsi un emendamento al DDL sugli enti locali, presentato al Presidente Antonello Cracolici, che interviene su 3 aspetti, riduzione, numero di consiglieri, indennità, rimborsi per permessi. In merito alla riduzione dei consiglieri, l'emendamento prevede che dal prossimo rinnovo il numero dei consiglieri comunali in Sicilia sia ridotto del 20%. Per 15 comuni, 9 comuni capoluogo e le 6 città fra 50 e 100.000 abitanti, il taglio del numero dei consiglieri sarà del 10%. Per quanto riguarda le indennità, l'emendamento prevede che quelle di sindaci, amministratori e consiglieri in Sicilia saranno equiparate a quelle del resto d'Italia. Rivolta a Giarre, nel catanese contro il 118, dopo il decesso di una donna di 52 anni che sarebbe stato causato, secondo i familiari, dai tempi troppo rilassati dei soccorsi. Maria Mercurio, 52 anni, è stata dichiarata morta a causa di un semplice malore avuto in casa. Stamattina l'assessore alla salute, Lucia Borsellino, e il sindaco di Giarre si sono incontrati insieme ai vertici dell'ASPA a Catania per fare il punto su quanto accaduto e per discutere sull'organizzazione della rete sanitaria sul territorio. I parenti della donna hanno comunque presentato una denuncia, sostenendo anche che sull'ambulanza non c'era il medico rianimatore. Domani presso la sala stampa dell'Ars verrà presentato ai capigruppo del Parlamento siciliano e dalla stampa il disegno di legge di iniziativa popolare sulla integrazione al reddito contro la povertà assoluta. Vediamo. Una legge regionale di iniziativa popolare per l'integrazione al reddito e la lotta alla povertà assoluta sarà presentata ai deputati regionali domani nella sala stampa dell'Ars. Il provvedimento di legge predisposto proprio su iniziativa popolare verrà consegnato ai capigruppi del Parlamento siciliano e presentato alla stampa. Vi si prevede l'integrazione al reddito contro la povertà assoluta con una serie di specifiche previsioni. Il DDL, depositato giovedì scorso all'assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, vede tra i firmatari il presidente del centro Pio La Torre, Vitolo Monaco, il presidente dell'ANCI Sicilia, Leo Luca Orlando, i sindacati Libera, la Confindustria, la Caritas, la comunità di Sant'Egidio, Erripa, il comitato Lotta per la Casa 12 luglio e il terzo settore. Una delegazione dei promotori, dopo la presentazione del DDL, sarà ricevuta al presidente della regione, Rosario Crocetta, al quale sarà consegnata copia del disegno di legge. La norma non prevede il rilascio di contributi in denaro, ma di integrazioni al reddito sotto forma di carta acquisti. Il valore della carta acquisti sarà determinato attraverso un apposito calcolo. Le famiglie in condizione di povertà dovranno presentare il proprio reddito ISEE e la Regione lo integrerà con carta acquisti fino al superamento della soglia di povertà assoluta, così come stabilito dai calcoli Istat. In sostanza, chi ha un reddito ISEE al di sotto della soglia di povertà si vedrà recapitare carta acquisto per un valore sufficiente a raggiungere il reddito minimo. Tutti a colazione al bar Massaro di Palermo per sostenere la lotta al racket di Francesco, che gestisce il locale e che ha detto di no al pizzo. L'iniziativa si è svolta ieri mattina.
tanti colleghi giornalisti, amici ed anche esponenti delle istituzioni cittadine. Quella di ieri è stata una domenica mattina particolare al bar Massaro di Palermo. Una gran folla si è stretta attorno a Francesco Massaro, ex cronista del Giornale di Sicilia che adesso gestisce il bar creato da suo padre e che ha scelto di dire di no al racket del pizzo. Dopo aver denunciato pubblicamente, prima sul suo blog e poi su diversi media, le tante rapine subite a scopo intimidatorio, Francesco ha raccolto centinaia di messaggi di solidarietà. Ed ecco che è partita l'iniziativa di ieri, organizzare una colazione solidale nel locale di Corso Tucori. Decine i giornalisti presenti che hanno voluto testimoniare la loro vicinanza al collega, ma non solo, alla manifestazione hanno preso parte anche i magistrati Anna Maria Picozzi e Massimo Russo, il sindaco di Palermo Lelu Corlando e il presidente del Consiglio Comunale Salvatore Orlando. Io so che è difficile dire no ai mafiosi che vengono a chiederti il pizzo, e per questo non punto il dito contro i commercianti che cedono, perché so che è difficile darsi il coraggio. Però secondo me in questo momento ci sono le condizioni anche storiche favorevoli per cominciare ad opporsi. Bisogna cambiare, bisogna andare a vedere tutte queste cose, queste norme, tutta la politica e la polizia che si mette in mezzo alle strade e che possa dare possibilità a noi tabaccai di lavorare serenamente. Città un po' difficile, ma per noi tabaccai non è solo la città di Palermo, è a livello nazionale, tanto che la Federazione Italiana Tabaccai è stata sempre vicina alla categoria, abbiamo sempre cercato di sensibilizzare un po' i politici sul nostro problema, abbiamo fatto varie manifestazioni, oggi siamo tutti Francesco Massaro. Dopo 7 anni ha riaperto i battenti a Palermo la Fiera del Mediterraneo. Finalmente dopo 7 anni e dopo la restituzione al comune da parte della regione dell'area, quest'anno nell'ultima settimana di maggio e nella prima di giugno ha riaperto i cancelli la Fiera Campionaria 2015. Abbiamo potuto annoverare 500 espositori, abbiamo avuto decine di migliaia di visitatori già in questi primi giorni. Tutto ciò è un bellissimo e positivo esempio di collaborazione tra pubblico e privato. È quanto afferma il sindaco di Palermo Lelu Corlando, che ieri con l'assessore alle attività produttive Giovanna Marano, alla presenza di numerosi consiglieri comunali, ha inaugurato la Fiera Campionaria 2015 che fino al 7 giugno si svolgerà negli spazi fruibili del polo fieristico di Via Sadat. Antonio Nicolao, consigliere della prima circoscrizione, si congratula con l'imprenditore di Medilfiere, Massimiliano Mazzara, il cui impegno ha consentito il ritorno di un classico per i palermitani e che ha portato una boccata di ossigeno per molti lavoratori. Maurizio Lesi, consigliere dell'ottava circoscrizione, si augura che non resti un'edizione isolata e che si trovi il modo di recuperare l'intera area fieristica. Le strutture metalliche che nello scalo Falcone Borsellino di Palermo portano i passeggeri dalle uscite direttamente dentro l'aereo sono tutte in manutenzione, tutte fuori uso contemporaneamente per 45 giorni, una scelta contestata dal presidente dell'ENAC Vito Riggio, che invierà in aeroporto gli ispettori per una verifica. Dalla GESAP tanto stupore per le parole del presidente dell'ENAC, visto che ogni tipo di intervento, afferma la società, viene condiviso con l'ente nazionale. Sono 6.000 in Sicilia i malati di sclerosi multipla e 200 nuovi casi ogni anno. Enna e Caltanissetta hanno un numero di affetti dalla malattia superiore alle altre aree dell'isola e il dato regionale supera la media nazionale. Ecco perché in Sicilia parte una rete sanitaria con 17 centri e un percorso diagnostico-terapeutico tra i primi in Italia. Io credo che quanto sia stato fatto con la collaborazione dei clinici sia veramente un passaggio epocale. Le criticità che oggi sono state espresse sono criticità definite in un ambito assolutamente di confronto costruttivo che porteranno il comitato che è stato definito all'interno del provvedimento assessoriale a stabilire un percorso per il superamento delle stesse. Si tratta naturalmente di una necessità di implementazione continua del percorso diagnostico-terapeutico-assistenziale, ma soprattutto
merito di una collaborazione sempre più proficua tra i nodi della rete che sono stati individuati e per i quali naturalmente necessitano degli aggiustamenti di tipo organizzativo. Si è parlato chiaramente in maniera schietta con il nostro interlocutore, l'assessorato, abbiamo sentito delle importanti affermazioni ed una disponibilità che è crescente rispetto alla popolazione siciliana che presenta ancora oggi non solo punti di eccellenza ma anche qualche ombra, e su questo stiamo lavorando molto per acquisire maggiore disponibilità per i pazienti e per le loro famiglie. Vogliamo che le persone abbiano riconosciuto il sacro diritto di curarsi, di scegliere, ma principalmente di avere la stessa opportunità ovunque risiedano. La ricerca, perché penso che la Fondazione, avendo finanziato un botto di milioni di euro negli ultimi 10 anni sulla ricerca, ha fatto veramente la differenza, ma ha permesso che in Italia tutte le sperimentazioni potessero essere portate a buon fine e quindi il paziente della regione Sicilia principalmente non essere penalizzato ed aspettare che prima si facessero in altri stati, poi a nord e poi a sud. Una settimana all'insegna del cinema, quella ai cantieri culturali della ZISA di Palermo. Da oggi e fino a domenica 31 maggio ritorna infatti Sicilia Queer Film Fest, il classico appuntamento cittadino con la Settima Arte, che avrà ospite quest'anno lo scrittore Fulvio Abbate. Piatto forte di questa edizione saranno i cortometraggi provenienti da tutto il mondo e verranno giudicati da una giuria di cineasti. Il miglior cortometraggio sarà eletto nel gran finale di domenica sera. Sarà spazio anche per la musica con esibizioni live e infine una finestra anche per i bambini con Cine Cucù. Per tutte le informazioni è possibile consultare il sito web del Sicilia Queer Film Fest. Ieri a Bagherie d'Aspra una passeggiata in bicicletta a scopo benefico, almeno 200 partecipanti tra adulti e bambini. Vediamo. Che è una buona partecipazione, quando si tratta di solidarietà Bagheria risponde sempre, quindi abbiamo voluto fare già il terzo anno consecutivo che la facciamo alla scuola media Cirosciana insieme al comune di Bagheria, a Rotary, e questa passeggiata di beneficenza, ogni partecipante come tassa di iscrizione deve portare degli alimenti per darli poi ai poveri bagheresi e alla Caritas. Il Rotary è sempre disponibile, aperto alla possibilità di questo tipo di manifestazioni, che sicuramente hanno una ricaduta molto positiva, ritengo, sia sul territorio, nel sociale e anche per ciò che riguarda promuovere lo sport per i giovanissimi. La mia associazione Prospettiva Futura è sempre pronta. Io volevo ringraziare Tommaso Ticali che non manca in ogni occasione di coinvolgermi in questa bella manifestazione. Noi ad Aspra offriamo una merenda tradizionale, classica, però energetica, il classico pane con l'olio. Quindi Prospettiva Futura sta dando questo contributo e ringrazio tutti i partecipanti e soprattutto Tommaso che mi ha coinvolto. Ci sono molti cittadini che stanno partecipando, è una iniziativa importante all'insegna della mobilità sostenibile che mette insieme tante associazioni bagheresi e fa rete. Questo è importante perché siamo comunità anche per questo. Grazie ad uno sforzo comune a Bagheria è stato realizzato un campetto di calcio in contrada Monaco. Un quartiere che ha bisogno sicuramente, come tutti i quartieri bagheresi, di trovare momenti di condivisione, momenti in cui si viva lo sport e si vivano momenti di comunità insieme, soprattutto insieme ai bambini, insieme agli adulti. Questo è sicuramente un episodio importante della rinascita della comunità bagherese, serve da simbolo e ne stanno nascendo tanti in altre zone della città. Ne citava alcuni. Sì, una sicuramente il parco giochi ad Aspra, il parco giochi che sta per nascere a Piazza Butera, altro esempio importante, ed altri esempi di associazionismo e di impresa sociale. Panini è stata sicuramente partner, ma strumento in mano all'associazionismo e alla volontà di queste famiglie, di tutti questi bambini che si sono messi insieme per raccogliere le bustine necessarie per arrivare a questo sogno. Appunto, è un piacere, un'emozione incredibili, anche non solo in rappresentanza di Panini ma anche a livello personale, essere qui ad inaugurare questo campo e a lasciare una speranza di crescita migliore per le nuove generazioni, che sono quelle che porteranno avanti questo mondo sicuramente meglio di come è andato avanti finora, poter vedere
poterli vedere crescere nei valori dello sport e della condivisione tutti insieme, giocando di squadra come noi vogliamo, anche attraverso le iniziative di raccolte bustine, è un'emozione incredibile, assolutamente. Per noi è chiaramente un momento di festa, perché questo campetto rappresenta in qualche modo il simbolo di una comunità che si muove, di una comunità che collabora, di una comunità che fa sinergie e sintonie. E l'abbiamo voluto inaugurare questo campetto proprio in un giorno che per noi, per quelli della nostra generazione, io e Giuseppe avevamo 12 anni quando il 23 maggio del 92 abbiamo assistito ad una scena di guerra e non potevamo pensare, non potevamo rassegnarci che due adolescenti, due ragazzi a 12 anni potessero avere un futuro nelle mani di mafiosi, nelle mani di violenti, nelle mani di chi provocava solo la morte. Era da quel momento abbiamo iniziato in un quartiere, in una zona di periferia, prima a Contrada in Corvino, poi qui a Contrada Monaco. Lo sport siciliano e palermitano si riappropria di uno dei luoghi più belli della città, il Parco della Favorita, il polmone verde di Palermo, il luogo più frequentato in assoluto dagli appassionati della corsa, ma anche da chi corre a livello agonistico. Il 2 giugno, festa della Repubblica, partirà la prima edizione della Maratona di Sicilia, organizzata dalla Sport Nuovi Eventi Sicilia, con il patrocinio del Comune di Palermo, che vuole ribadire l'importanza e lo stretto legame tra Palermo ed il suo Parco della Favorita. Desideriamo che quest'area possa tornare a essere fruibile da tutti, afferma Domenico Totaro, uno degli organizzatori, che possa offrire opportunità d'azione ed essere il polmone verde della città, che la nuova Favorita possa divenire patrimonio e attrattiva del territorio. L'obiettivo è far trascorrere a tutti i partecipanti una giornata di aggregazione, divertimento e sport. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione, come sempre appuntamento alle prossime edizioni del nostro telegiornale. Thank you.